Messo. Avanti, avanti. Buongiorno. 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 Invisi, uffici o pensioni. E allora, signor Cappata Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Voi, posso dire, siete il signor Imbis? Io non sono il signor Imbis. Il signor Imbis non esiste. Esiste l'istituto. Come non esiste? Che mi hanno mandato a lui. Chi è che l'ha mandato? E ne poteva mancarmi nulla. Ha detto che se faccio la maverizia pensione che ora arriva mai. Ha detto, che è questo che le signore Imbis? Ha detto, faccia padre. Bene, ma io volevo parlare con lui impersonalmente proprio. Sì, mi ha detto che lui personalmente, l'Inps, non esiste. Ha detto che esiste l'istituto. Io sono un impiegato, sono il funzionario. Voi siete un funzionario. E il non c'è proprio, non potevo rinsacciare niente. Ascolti, l'Inps sarebbe l'istituto nazionale della previdenza sociale. Sei tutto nazionale, la previdenza sociale. Sì. Ho capito. Quindi mi dica, che cosa posso fare per lei? E io per salvare la pensione, mo sono 90 anni, e dico, quando mi arriva, quando scatto? A 100 anni, a quando mi arriva? Vuoi sapere un po' così, c'entrate carte, chissà, le volte avete nuove carte. Vedete una piccola, potete trovare. Va bene, adesso vediamo di fare qualcosa per lei, anche se l'Inps attualmente c'è un grosso buco. E mo buco, per buco e buco l'avevamo tutti quanti, il buco, oi. Signora, ma di che buco sta parlando lei? Ah, lo so, c'è che buco ce ne sono tanti. C'è lo, sulle buche lunaso, e buche ricci, c'è lo buco... No, si fermi. Lei sta oltrepassando i limiti, signore. Io per buco intendo dire un grosso buco sarebbe l'Inps di 30.000 miliardi. E di che utile? Oro 30.000 miliardi, non ne fate che... Signora, lasciamo perdere, non esiste più nessun buco. Cioè, lo danno di patta una volta. Un buco 30.000 miliardi. Vediamo una picca, se mi potete tirare una mano. Signora, come si chiama lei? Come chiamo? Sì, come si chiama? Mi chiamo Carminella. Carminella di nome, cognome? Ascasciata. Perché che lei ha registrato così il suo nome per avere la pensione? Si mette in questa maniera come va a fare la romanda. Carminella Ascasciata. Un soprannome che nei paesi nostri si dice un soprannome che non te conosce. Non te conosce a nulla, non te conosce. Vediamo se esiste qualche narrativo via. Vedete una picca? Si accusa. Vedete la S, c'ha da essere scasciata, vita. San Giovanni. Siena. Guardi, signora, non esiste nessuna marchetta a questo nominativo Ascasciata. Come non esiste né? No. Alla S? Sì. E venite per piacere alla R. Come alla R? Se lei si chiama Ascasciata, non è possibile. E alle volte vanno scritte in italiano, rotto. Vedi? Senti, facciamo un'altra cosa, ecco. Vediamo un po' diversamente di risolvere la sua pratica. Vedete come volete risolvere voi all'ammersamento, vedete come potete fare, ma risolvete mille, oggi se no lo faccio una guerra. Sì. Se calmo vado a frenare la casa tua. Prego, va bene. Signor Natan, c'è la natura, se vi sapete la verità. Cosa vuoi dire? Che abbonare mia mamma, no? Quando era prena, era incinta che doveva vigliare a me, no? E io da dentro ho dovuto di accogliere un altro pesca, roba per non salvare. Ma come si faccia per tagliare la zuppa e la tocca con lo portiere, no? Sentano sushi, brrrr, con uno scarico di gesso. Se alza una volta, se guarda la zuppa, è bella che era sgonfiata. Ha detto, sciuello casino vegliata, vogliete casino vegliata, guarda in terra, e bella mia che spiava la rete in altro pescarolo. Vogliete se mi sa quellare che sono vegliata. Ha capito perché è nato? Mi scusi signora, ma sua madre, io non capisco, doveva partorire e va nella natura lì, nell'orto per raccogliere l'insalata? Signor Fusolari, lavoro io. Chi sei pensato di muovere la sacciata africata? A devigliare, a deparciurire, muovere la voce, proprio via la mossa in momento e ir a ricogliere le cose, ir a ricogliere la trucca e se verrà la salata. Sì, lei mi sta dicendo certamente una bugia.
Come faceva a vedere lei se stava nella pancia? Io faccio la giota per dire alla guerra, gioia mia, ma vedeva tutto quanto. Non mi voglia niente, non mi voglia. Ma come faceva a vedere se stava nella pancia, mi scusi? Spiava dove lì, spiava. Vedeva tutto, vedeva. Io che lo sto a ascoltare. Oh, che dolore entra su fianco. Oh, che dolore entra su fianco, signor Fusora. Oh, che dolore entra su fianco. Se mi pare a capire, c'è una pena. Si calma, signore. Mi dica, lei è nubile? Nubile? E perché nubile? Signor abbastanza serena. Non perché a me sta facendo un canere usuria, amore, oi. Su fatto è esapensione, se no signor abbastanza calma e serena. Signora, ma cosa ha capito? Io non ho detto che lei è nuvola. Io voglio sapere se lei è nubile, nel senso se è sposata o non è sposata. Se volete sapere proprio la verità, signor, mezza e mezza. Ma cosa vuol dire mezza e mezza? O è sposata o non è sposata, insomma? Ah, dici tu. Mancate con un fatto. Ma ricordate una cosa che... Quando c'è pienso... Ma vera niente, ma vera. Ma che te capita, te volessi bene andare al posto mio, te volessi bene. Sì, ma il fatto che io non posso ascoltare tante cose della gente, e qui c'è altra gente che aspetta fuori, fuori dalla porta. Non mi ne frega niente che sono fuori, mi sta a sentire Monica, segno una vecchia di 90 anni, quando sento una persona che mi ruona una piccola convivenza, cosa, pare che mi sento una piccola riservata. Ma che te conto. Sì, va bene, comunque sii concisa. Non ti preoccupare. Se... Io a casa mia, no, alla casa mia c'è un balcone, sì. Di fronte a casa mia c'è un'altra casa con una finestra. No, io no. Mentre che stavi espandendo un balcone che stavi espandendo, è mutante. Che io sono una femmina pulita. Ogni mese, mese e mezzo mi cangio, tutto mi fanno ridere, ma non casino, a mia origine. E allora, mentre che stavi espandendo, sei mutante, mi va la capa alla finestra di fronte a casa mia, e vi un bello giovane, bello, e lui guardava puro, e io guardavo. Lui guardava, e io guardavo. E ho detto, ma come fare per lui vedere che si fa? A me mi pare che la cosa si poteva fare, no? E tu come fare mo per lo vedere a chi? Mi è venuto come una lampa e genio. E tu mo faccio una cosa, mi cangio i mutande tutti i giorni. Così stai usando a spannere, e così ho fatto. E insomma, spannemo mo. Guardemo, insomma, mi siamo innamorati. È scattata la scintilla. E ne sono fidanzate che 3 anni sono state fidanzate. Cioè, fidanzamento non ho voluto bene che... Cioè, in pratica, quando ho capito, è stato un amore platonico. No, quale platonico? È un amore barconico, perché io ero un barcone, no? Per me è barconico, per lui viene sonico. Platonico era molto, era un prato. E non vogliono bene che ne facciamo certe abbracciate che... se vedi che non abbracciavamo, ne scendiamo per canafucare. Certe abbracciate che ne andavamo a camadoiato. E quindi vi vedevate praticamente... uno con l'altro. Se ne vede io, un sacco ne vede io, ci cadiamo cercate. E com'è che comunicavate in sostanza? Per posta, mi scrivevo. Come per posta? Mi ricordo la prima volta che avevo scritto io e pigliato un foglio, lui si chiamava Nicova. Mi ha fatto segno molto Nicova. Mi ha scritto la prima volta, cioè c'è scritto io la prima volta, pigliato un foglio con una penna. E c'è scritto, caro Nicola, quando ti vedo affacciata che la finestra io mi sento a ballariare parapara. Mi sa che mi sono pazzescamente innamorata folle di te. Ti voglio tantissimissima, messimissimamente bene, Carminella, proprio una cosa, poi niente, ce l'hai messa nella busta e ce l'ho spedita. E poi dopo una picchetta tempo mi è arrivata la risposta, mi ha scritto pure lui.